Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo portarvi sul canale un video che non ho mai fatto, penso, ovvero le domande con l'Ask Priscilla Cavoi. Se vi va, qui sotto nei commenti fatemi delle domande appunto con quest'Ask, ovvero Priscilla Cavoi, così magari potrei farne una seconda parte. Per questo video ne leggerò solo 10 e cominciamo subito. Allora, sei mai stata bullizzata? Sì, o in quarta o in quinta, non ne ricordo adesso, sinceramente neanche voglio ricordarlo. Comunque, c'erano delle ragazze di terza che mi avevano preso di mira, non so per il come, non so per il quando, però mi avevano preso di mira, io neanche le conoscevo quelle, quindi figuratevi se potevo dargli fastidio in qualche modo. Appunto, mi avevano preso di mira e mi costringevano ogni volta a aprire tutti i bagni. Poi, non so, forse mi stalkeravano? Boh, ogni volta che andavo in bagno, loro andavano in bagno insieme a me senza che io me ne accorgessi, perché stupida, che non me ne accorgevo. Aspettavano che io entrassi nel bagno, prendevano lo spazzolone e me lo tiravano appunto dentro il bagno. E quindi sì, magari, cioè, non può essere considerata bullismo questa cosa, però a me ha dato molto fastidio, mi ha fatto molto incavolare e soprattutto ero molto giù in quel periodo appunto per queste cose, perché, cioè, non mi va. Comunque, lo stesso, mi facevano pulire sempre tutti i bagni, mi tiravano sempre lo spazzolone, quindi, cioè, poi, hai fatto le brutte figure che non hai più dimenticato? Se sì, quale? Allora, questo non ve la dico in questo video, ve la dirò nel prossimo perché vi dovete preparare psicologicamente. Quindi questa la metterò nel prossimo video. Allora, cominciamo con le domande imbarazzanti. Bene, ok, hai fatto una presenza in pubblico? Allora, me ne vergogno molto a dirlo, però okay, è successo. Sì, è capitato. Penso che a tutti almeno una volta nella vita sia capitato, non penso di essere l'unica. Comunque, mi vergogno a dirlo, però è successo, devo essere sincera. Poi, hai mai bestemmiato? No, non ne avrei mai il coraggio, perché io penso che se una persona è cristiana, non bestemmia neanche per sbaglio. E poi, perché i miei genitori proprio mi mettevano in croce, mi facevano il crocifisso. Passiamo alla prossima. Hai mai offeso qualcuno? Beh, ovvio, ragazzi, chi è che non ho mai offeso qualcuno? Ovviamente sempre rimanendo nelle norme, senza mai straparlare. Ovviamente sempre in modo scherzoso, almeno nella maggior parte delle volte, senza mai appunto offendere in modo pesante. Quante domande ho detto? Una, due, tre, quattro, cinque. Cinque, ok. Hai mai rotto qualcosa e hai incolpato un'altra persona? E che io mi ricordi no, però sinceramente cioè, non so se l'ho fatto e magari non me lo ricordo. Boh, comunque, ci penserò. Passiamo alla prossima. Ecco una domanda. Oh mio Dio, scusate. Ecco un'altra domanda imbarazzantissima. Ok, hai mai fatto pipì per strada? Allora, sì, l'ho fatta. Mi stanno saltando le gambe, oddio, aiuto. L'ho fatta. Quando ero piccolina, penso che sia, ma no, cioè, non penso sia una cosa così tanto strana, però quando ero piccola mi è capitato perché magari, non lo so, ero in macchina, avevo bisogno di farlo urgentemente, non ce la facevo più e quindi mio padre si fermava per farmela fare. Oppure una volta in una gita, che ero sempre un po' piccolina, cioè, non mi ricordo che gita era, forse quella di terza o di quarta, comunque, sempre un po' piccolina. In realtà in quarta non molto, però ok. Comunque, dovevo farla, non ce la facevo, oddio, non ce la facevo proprio più, stavo proprio scoppiando. Avevo iniziato pure a piangere perché veramente, ragazzi, non potevate capire, cioè, io mi sentivo malissimo. È arrivato a un certo punto che non ce la facevo proprio più, veramente stavo scoppiando. La mia maestra mi fece scendere dalla macchina e me la fece fare in un giardinetto dove non c'era neanche un'anima viva. Me ne vergogno moltissimo, però vabbè, è capitato quando ero piccolina, cioè in fondo ero piccolina. Poi, forse, no, vabbè.
Passiamo alla prossima. Hai mai dato la mano a una persona che non conoscevi e che somigliava a tua mamma o a tuo papà? In realtà, dato la mano a una persona che somigliava a mia mamma o a mio papà? No, mai. Però mi è capitato molte, 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 moltissime volte di chiamare a voce alta una persona che somigliava ad una mia amica, con appunto il nome della mia amica, la chiamavo tipo così, ciao Alessandra, e poi tipo quella persona si girava e mi guardava malissimo. Mi capita, diciamo, molto spesso, c'è quasi sempre nella mia routine quotidiana, però ok, dettagli. Passiamo alla prossima, non so quante domande ho fatto per ora, allora, una, due, tre, no, aspetta, tre, quattro, cinque, sei, sette. Otto domande, ok. Hai mai fatto il bullo? Non mai, perché non ne sono mai stata capace. L'elementare era sempre quella un po' timidina, sfigatella, perché non aveva tanti amici. Però ora le medie, che sono le medie, è tutto diverso, veramente. Ho tanti amici che voglio tanto bene, non come le elementari, che facevo parte di una classe proprio di schifo. Per fortuna ormai sono alle medie, all'ultimo anno delle medie. Wow. Ok, sì. Passiamo alla prossima. Hai mai fatto... Oh, Madonna, ma tutte così sono! Hai mai fatto la pupù in un luogo strano? Beh, a scuola, sì, lo dico, a scuola, anche se anche di questo mi vergogno parecchio, però sì, l'ho fatta nel bagno della scuola. Anche là non ce la facevo più, io avevo un mal di pancia che proprio stavo scoppiando. Ok, poi l'ultima domanda. Che cibo preferisci? La pezza. In assoluto la pezza. Cioè, chi è che non ama la pizza? Non lo so, ditemelo, chi è che non ama la pizza? Io la amo veramente, la potrei mangiare tutti i giorni. No, tutti i giorni magari no, perché poi mi vomito. Però sì, la pizza, perché è troppo buona. Bene. Allora, questo video è terminato, spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel mi piace, spolliciate tantissimo. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, arriviamo ai 1000 iscritti per il super speciale specialoso, come sempre i miei termini, perché ho in mente di fare uno speciale davvero bellissimo, a parer mio. E niente, bye! Tutto bene.